signori, bentornati sul canale Sonex. Siamo qui per un nuovo video di Clash Mini. Siamo tornati nella modalità tipo raffreddore estremo edition. Quindi anche oggi starò un pochino da panico. Andremo assieme dunque a provare la contessa. Dopo che è stata, diciamo, buffata, andremo a provare questo deck molto particolare, perché utilizza doppio tank, però sono sicuro che possa fare dei danni. Abbiamo anche da aprire tutto quanto il pass, meglio 10 livelli del pass. Dobbiamo aprircelo, quindi oggi un po' di rovella ce la troviamo. Quindi, giusto per questo, un bel pollice in su se ancora non l'avete fatto, iscrizione, campanellina, così venite aggiornati se escono nuovi video. Nel caso, abbiamo una cassa da aprire perché abbiamo giocato 5 volte la nostra, appunto, guaritrice. E nel caso, ragazzi, ci droppa, ovviamente il gioco lagga perché è in beta, dei soldi. E diversamente abbiamo, dammi anche l'eroino. Se me lo dà fuori da qua, tipo impazzisco. Se mi dà fuori qua, la contessa, invece no, raga, delle rape e un brawler, oppure eroe, mini comune, to. La do la polenta, veramente. Così la potremo anche provare. Allora, oggi voglio testare questo deck, ragazzi, ma le prossime volte ce la piazziamo. Donna polenta, assolutamente, sicuramente sì. Vabbè, mi dà la carota, quindi buonanotte. Nel caso, ci facciamo qualche game. Anzi, apriamo già due cassettine adesso. Ci facciamo qualche game che testiamo questo deck, magari anche con... facciamo qualche arena, andiamo a spendere un po' di challenge coin, così vediamo un attimino anche come sono. Diversamente, livello 21, abbiamo una cassa, andiamo subito a vedere cosa ci dropperà. Abbiamo... vi ripeto, ragazzi, il lag è colpa del gioco perché è in beta, e quindi ci sarà, non spero per non tutte le casse, ma sarà un po' particoloso come cosa. Diversamente abbiamo... ma perché tanto è inutile, zizzo, tanto lo nerfano. Questo lo nerfano, è inutile. È inutile, è inutile. È inutile, ma meglio così, cioè... meglio usarlo il meno possibile, altrimenti veramente poi rischiamo di cominciare a perdere di continuo perché non sappiamo più giocare. Dammi un'altra contessa che la facciamo di livello upgradato pazzo pazzurdo. Dammela adesso, avanti. Non mi dare un re, non mi dare il re. Ma io me la chiamo, sinceramente. Ma dai, ma dammi, dai, tipo 5 contesse, sono contento. Non l'avrei mai livellata con 5 contesse, fatevi... e invece sì, con 5 contesse la livellavo. Con 5 contesse la livellavo. La livellavo. E invece no. Vabbè, testiamo. Andiamo a farci subito un, esattamente, una ranchettina, e vediamo che cosa succede. Siamo già a 3 win streak. Non con questo deck, con l'altro deck utilizzavo di solito. Però, ragazzi, per testare si può provare anche questo. L'unica mega che questo mazza è che c'ho il minatore che non è stellato, quindi possiamo prendere un sacco di legna. Nel caso, siamo contro praticamente un sashimi di cane. Cioè, il sashimi è tipo il sushi, quello crudo, tipo però quello senza il riso. Però fatto con gli animali. Perché, tipo, vabbè, sì, anche il pesce è un animale. Però, nel caso, diciamo che il cane, ecco, vabbè, e lasciamo perdere. Vediamo come se la gioca. Spero che non abbia l'arcerazzo magico piazzato là in mezzo. Questo è pecca, me lo smonta. Però volendo, se c'ho il gargamellone, che mi fa fuori quello. E andiamo! E andiamo, che legna, signori! Il gargamellone è sottovalutatissimo, ragazzi. Il gargamellone è una gran risorsa, ragazzi. Il gargamella, il gargamella, cioè, ragazzi, piglia come la nonna col battipanni. Quindi volendo, volandolo, gran mossa metterlo nel deck. Diversamente mettiamo Zizu, perché ovviamente Zizu ci cambia la partita. Questo gioco è ottimizzato così bene che il telefono mi si spegne anche se è in carica. Allora, sono passati esattamente 36 minuti. Adesso non dovrebbe più crashare. Riproviamoci. Ah, era vinto il game, eh. Ho loggato dentro mentre stava ancora finendo. Ovviamente eravamo già sotto di un po', però avevo già fatto 2 win e abbiamo poi perso le altre 3 perché ero troppo sotto. Diversamente, siamo contro Bimbo Ubistico. Vabbè, nel caso non è un problema. Se no ce la gioco troppo da mago, possiamo farcela. Ovviamente qua siamo in ladder, ragazzi. Siamo assolutamente... mamma mia, che legna che mi dà sto coso. Però gargamella, guarda gargamella. Guarda gargamella. Il gargamellone, criminale. Gargamella, criminale. Porco Giuda, veramente. Arrestatelo al gabbio. Gargamellone in gabbio. Però non morire mica, non morire. Gargamella, ma mi muori così? Ma fa il pirla. Ragazzi, mezzo un attimino. Bimbo Ubistico ci ha letteralmente dato un po' di problemi per la prima portata a casa. Intanto, vediamo almeno di riprendere la streak, perché purtroppo me l'ha fatta perdere. Gran problemone, ragazzi. Big Pepe KF me l'ha fatta perdere. Allora, io però, che non mi faccio prendere appunto dallo sconforto, sbatto dietro il gargamelloide. Questo lo metto lontano. Se mi tanca sto peccone, il lavora bombe. Volendo, la faccenda può essere anche non troppo storta. Gran danni, ragazzi. Mi rompe Zizu. È un gran problema, perché Zizu ne ho bisogno. Sì, è morto. Zizu è morto letteralmente. Ok, qua le prendiamo, assolutamente le prendiamo, senza ombra di dubbio. Il Minazzi mi ha tirato la pala direttamente sopra allo Zizu e ovviamente gli è partita appunto la scimmia. Diversamente io lo posso potenziare di nuovo, lo mettiamo adesso dietro al nostro bellissimo gargamella. E diversamente posso fare anche così, metto questo qua dietro, il peccone lo caccio all'angolo. Raga, però qua mi manca il fitness, raga, qua mi manca il fitness, posso fare così, che l'arciere lo eliminiamo intanto.
L'arcerazzo, se non lo sposta, una bella legna nella dia. Ah, sì, raga, lo saccagniamo intanto. E andiamo a dare un po' di botte. Ovviamente, l'arcerazzo rompe perché attacca la truppa più lontana. Non so cosa abbia fatto, ragazzi, ma mi sta steccando malissimo. Mi sta steccando malissimo. Io sto aspettando che un Minazio mi crei una condizione di vantaggio che non sarà mai vera perché io non ho vita e praticamente... Bambino obistico va in vantaggio. Ok, gran problema, gran problema. Ci sta recuperando. Adesso devo o mettere giù MK o metto su Pavolo MK. Pavolo... Porco giuda sgrassato schifoso che magari ci può dare assolutamente la mano magari a deviare qualcosina. Diversamente a me vorrebbe, volendo volando, ragazzi, o il il gargamellone potenziato. Non mi dire che c'è il Minazio che mi arriva addosso, Beh, anche se c'è comunque la gargamella. Va bene, va benissimo, ragazzi. Va benissimo niente. Ci ha messo il coso, l'arcerazzo magico. Mi stecca la testa. Mi stecca la testa, bimba obistico. Non ci credo. Me la prende veramente. No, attenzione. Recupero pazzo criminale. Recupero pazzo criminale. Ci stiamo. Ci stiamo, 2-2, ragazzi. Dai che la rimontiamo. Adesso non dovrebbe spegnersi, c'ha 40% di batteria al telefono, anche se me la tira giù a 30% la botta. Diversamente, lui mi dà un secondo potenziamento. E ragazzi, glielo provo a dare. È la prima volta che lo utilizziamo, è sincero. Però potevo, vedete, io non uso il cervello a volte, mi parte veramente la monkey, mi parte veramente l'orango che c'è in me e non mi fa dire, ma potevi darlo al pecca. Il pecca era veramente più stromboloide. Potrebbe non l'aveva anche modificati. Volendo però, va bene che no. Madonna mia, raga, fa benissimo. Va benissimo, ragazzi, così. Cremoserrimo, va benerrimo. Adesso però lui se deve andare. Ha preso un po' di danno e mi ha stunnato. Ragazzi, avere lo zio secco con la stella è tanta robina. Però, signori. Eh no, sono danni, ragazzi. Raga, perdo. Non ci credo, la vado a perdere. La vado a perdere veramente. Ovviamente quella che vinciamo è quella dove il telefono si spegne. Ma non è un problema. Andiamo a farcene un'altra e vediamo come va a finire. Dai un attimino, dai un pochettino, via. Siamo contro praticamente un orbo. Norbo sarebbe l'attista per fare un, cioè, per fare un pochino di companatico col nome. Ma sarebbe Norbo il nome. Non puoi avere i mini. Lo voglio mettere qua sopra il mini però. Allora fammi mettere. Se non c'ho. Dai, non me lo mette. Gran danni, ragazzi. Volevo metterci un bel magazzo. Un bel gargamellone. Non faceva schifo. Comunque se ci fate caso, tutti usano la contessa, ragazzi. Tutti quanti. Guardate che adesso è sbroccata. La usa letteralmente tutti. Il Namecciano da fitness mi ha letteralmente sturato MK e adesso prenderò una saccagnata fuori dai coppi. Diversamente, se mi ammazzi lui, che tanto è inutile, tanto butta la furia. Assolutamente butta la furia. E quello mi corca la testa. Ma è un po' strana la lotta tra le contesse, perché non si capisce mai chi vinca. Però nel caso era abbastanza scontato che le avremmo prese. Il Namecciano da fitness ci ha sturato. Mandiamo qua sopra un bel peccone. Provo a mettere questo adesso qua dietro. Vediamo che succede, ragazzi. Vediamo. Non gli do la vita perché sono sicuro che lui starà tutto là in fondo. Intanto, ovviamente. Ah, ce l'ha messo sulla vita allora. Volevo evitare di prendere la saccagnata dal Namecciano da fitness, perché quello da fitness picchia veramente tantissimo. Lui adesso mi utilizzerà l'abilità assolutamente. Però vai che... Madonna, l'avevo ucciso prima, ragazzi. Qua recuperiamo. Andiamo che riprendiamo il game, ragazzi. Abbiamo fatto bene a non prendere la vita. Star lontani ci ha permesso di evitare il danno del Namecciano da fitness, così che da riattaccare, ragazzi, come delle locomotive a vapore. E nel mentre, saccagnatina e portiamo a casa il game. Il round, scusate. 1-1. Ok, molte volte è meglio anche non andare sulla barra della vita, che sarebbe poi il riquadrino lì sotto, anche perché si rischia veramente di finire malissimo. Adesso io metterei Minazio qua in fondo, anche se sicuramente lo metterà qua dietro, per andare a far fuori il suo Namecciano da fitness, se va tutto quanto benone. Lui me lo mette però qua dietro, ragazzi. Lui me lo mette sicuramente qua dietro. Quindi io faccio così. Non posso buttare niente se non gargamella potenziato, che è una gran robina. Teniamo il nostro eroe lontano. Anche lui ha fatto la stessa scelta. Ovviamente, ragazzi, io avevo 40% di batteria, già tornata a 10, ragazzi. Ve lo giuro, non so perché questo gioco mi distrugge la batteria. Diversamente c'è un casino boia. Non sto capendo nulla. Solamente che l'ho stunnato, la cosa mi garba un sacco. Forse andiamo anche in vantaggio. Andiamo anche in vantaggio, ragazzi. Assolutamente sì, signori. Assolutamente sì. E noi volendo godiamo pure. Lui muore e signori 2-1 per noi. Stiamo battendo Norbo. Dai così. Signori, andiamo così veramente che si stappa. Ultimo round, match point. Giochiamocelo bene che si va tutto quanto benone. La terminiamo qua. Nel mentre io manderei, fate vedere un altro potenziamento al gargamellone che ha l'ampio raggio. E noi l'ampio raggio, diciamo che garba sinceramente. Ragazzi, però lui mette il fitness, ragazzi. Lui qua mi mette il fitness. Per me è un grave danno, ragazzi. Il fitness per me, signori, è un grave danno. Posso fare così, dimmi che non mi ammazzi il... Va bene lo stesso, raga, va bene lo stesso. MK può anche crepare nel caso, ma se crepa anche il super mag me li stunni. Forse, sapete che forse non va bene, però noi abbiamo Zizu. Abbiamo Zizu che è rotto. Abbiamo Zizu, ragazzi, che è rotto come poche. E il nostro MK, tra l'altro, era ancora rimasto in vita, nonostante l'avessero stunnato, preso a
fitnessate. E la vinciamo, signori. 3-1, battiamo. Devo avere contro un cieco per vincere. Comunque, ragazzi miei, possiamo andarci finalmente ad aprire. Innanzitutto, qua una bella ricompensina. Come altra cosa, nel nostro pass, appunto, 2-3 casse. Prossima cassa, dunque, questa rubina qua che non mi darà nulla di figo, immagino. Quindi, vediamo un attimino che cosa c'è al suo interno. Uno classico, ma abbiamo il peccone. Va benerrimo, ragazzi. Il pecca gli dà lo scudo, questo. Questa abilità al pecca gli dà lo scudo. È tipo opissima, raga, è fortissima. Va benone. A noi sta cosa piace veramente, veramente un botto. Così anche perché arriva al livello 6 nel mentre. Che schifo, ripeto, a noi non fa mai. E come altra cosa, posso andare a aprire finalmente un'altra cassa. La numero 24. E mi dà letteralmente rullo di Dammi una contessa. Dammi una contessa, uomo, fammi volare. Dammi la contessa, ma da basta, sto re. Ma basta. Raga, ma sono sfigato veramente. Ma strappatemi il cervello, ragazzi. Ma roba veramente industriale. Cassa numero 25. Speriamo bene stavolta, ma non troverò mai nulla di bello. Avanti uomo, fammi volare. Si clicca. È un po' bagatino anche questo, ma ormai abbiamo Gargamella maxato. Attenzione, non so cosa faccia la terza stella. Andiamo subito a vederla, ma si prospettano gravi, gravi danni nel caso. Fatemi un attimino vedere. La terza vita del Gargamella ci dà letteralmente. Oh, evita che vengano curati per un po' di tempo, ragazzi. È una roba veramente sbroccata nel caso, Altra, altra ladder, arena, chiamatela come volete, insomma, per scalare. Siamo contro un tipo, appunto, con la cresta del galletto. Io vado a potenziare subito il nostro amico Gargamella, che questa piattaforma ci, appunto, ci alza l'energia. Ho altri due e non glieli posso dare. Voglio Gargamella, ma in fretta l'ho messo in tempo. Tenetelo qua sotto, ma meglio di no, che magari mi fa le bischerate pazze. Bischerata fatta, ovviamente, ovviamente. Stavo parlando, mettendo le carte meglio in ritardo, ho perso un po' di tempo. Però volendo, se il fitness muore e riesco a bloccare quello, ragazzi. No, assolutamente. Se lui carica poi la super, mi smonta. Veloce, dai, che ce la posso fare. Ce la facciamo, signori, ce la facciamo. Va bene, no problema. No problema, ragazzi. 1-0 per noi in maniera un pochino togombola, ma va bene. Avevo cominciato anche abbastanza male perché mi ero focussato sul parlare e non sul mettere le carte in posizione cristica. Nel caso, Zizzu lo mettiamo sulla piattaforma. Ora io ci ficco un pecca qua dietro. Dobbiamo stare lontani dall'eroe, ragazzi, perché ci smonta il cervello. Però lui c'ha il fitness, ragazzi. Lui c'ha il fitness solo, che è un grave danno, ragazzi. È un gran problema, perché non mi mette al minazio. Vabbè. E Zizzu tutte le volte me lo piglia. E stavolta ovviamente me la coppa. Devo mettere davanti qualcosina, ragazzi. Sinceramente potevo metterci il pecca. Potevo metterci il pecca, raga, sincero. Ho fatto la pistolata io. Però se non me la faccio prendere troppo in togombia, magari lui recupera la vita. Però ovviamente questa, errore mio, che mi sono fatto lasciare ammazzare Zizzu veramente come una gallina, di quelle che manco mi vanno bene per il brodo. Round 3. Giochiamocela in maniera cervellotica. Quindi questo va qua in fondo. Questo va qua in fondo. Questo va qua davanti. Anzi, ci metto MK qua davanti. Mettiamo il Gargamellone qua che va a rompere. Gli diamo il potenziamento apostolo. Questo adesso lo mettiamo qua, che va a distrarre l'altro pecca. Volendo, se non gira niente, se non mi ammazza il nostro amico a puntero, va benissimo così, ragazzi. Va benissimo così. Perdiamo il pecca e lo so. Lo so che perdiamo il pecca, c'è un sacco di danni. Ma se lui parte con lo stun, vai, stunna, stunna, stunna. Stunna domani. Stunna domani, sto tipo. Stunna domani, porco diesel. Però è vero che Zizzu è rotto, ragazzi. Mi ero scordato che Zizzu è rotto. Mi ero scordato. Zizzu è rotto, ragazzi. Zizzu è rotto, letteralmente. Vinciamo anche questo round. Andiamo, ragazzi. Andiamo, recuperiamo. Ora, se diamo l'altro potenziamento al mega cavaliere, signori, si stappa veramente. Oppure a Zizzu, attenzione, ragazzi. Posso fare un giocherello, ragazzi. Io lo do a Zizzu perché c'è il potenziamento. Gli metto un bel peccone qua in fondo. Ci metto MK qua dietro. Mettiamo un altro Gargamellone che mi dà appunto il potenziamento. Non so perché l'ho messo sopra l'eroe. Sono letteralmente fuso di cervello. Ma nel caso, a noi sta cosa non schifa. Potevo stare più su e sinceramente non guardo la sua barra dell'energia e me le sminchio. Ma nel caso va benone. Nel caso va bene ugualmente. Va bene ugualmente. Abbiamo salvato appunto il nostro Zizzu, che ha fatto un po'. Guardate Zizzu col potenziamento quanto danno ha fatto. Ci ha recuperato il game nonostante ci avesse fatto fuori il pecca in un attimo. Signori, giocata bene, anche se un po' stogombola, ma la vinciamo e direttamente andiamo alla win streak numero 2. Mi spiace, eravamo molti di più, ma vi ricordo sempre che io, se non prendo una trovata ogni santo video, non sono contento. Diversamente, strecchina vinta, abbiamo vinto anche 5 altre coppe, 15 monete, possiamo direttamente aprire altre casse del nostro pass. Tra l'altro ci mancano assolutamente 4 game, possiamo partire con la nostra contessa finalmente a livello 3, che ci darebbe ampiamente una mano. Nel mentre, virgola, pecchino sbloccato, quindi lui mi dà una cassa con un minis, dato che appunto quello ce l'ho già. Andiamo a vedere appunto cosa ci dà. Dimmi che è MK che sblocca la seconda abilità, oppure anche il minazio, ragazzi. Il minazio non ce l'ho stellato.
Vabbè, va bene anche il pack, ragazzi. Abbiamo la skin, ovviamente, solo se shoppiamo. Ma nel mentre, ragazzi, la cassa numero 27 non è shoppabile. Quindi, già che è gratis, apriamocela. Abbiamo dentro. Dammi la contessa, ti prego. Dammi la contessa. E dammela la contessa, però dammene tre, non due. Oh, ma ragazzi, sto video è meme. Sto video è un meme. È letteralmente un meme. Ma dammene una in più, che ti costa? Una in più. Allora, ultima cassa, signori. Poi dopo di che facciamo l'ultimo gameino di oggi. Direi che ci stiamo. Sperando che non mi si spenga. Se mi si spenga di nuovo, ragazzi, tanti saluti. Diversamente non saprei neanche come finirlo. Perché porco diesel. Va bene questo. Va bene questo, ragazzi. Questo con il re. Quando questo viene potenziato assieme al re barbarico, la combo doppia scabbia può essere funzionale. Stavo dicendo, ragazzi, se in caso si dovesse spegnere il telefono ancora, ci facciamo un briscolino per terminare il video. E buonanotte. Ultimo gameino. Vediamo come andrà a lavorare questo mazzo. Diversamente a me non fa schifo. Certo, doppio tank è un po' strano, però attualmente funziona. Siamo contro Aaron, signori. Speriamo che non faccia veramente la topa e ci lasci un attimino stare. Adesso lui metterà la Shield Maiden lì sopra. E già che lei è un canceroma, no, mette anche lui Zizu. Ovviamente, ragazzi, ovviamente non si vuole difendere in questo caso. Quindi, tra l'altro lui non mi becca nessuno con il Namecciano. Oh, ma ovviamente, ragazzi, la Shield Maiden è comunque bel po' forte. La Contessa, però, in teoria adesso è... è a pecorita, ragazzi. Gran pecoroni per lui. O meglio, per noi, ragazzi. A voglia pecoroni per noi, ragazzi. Gran stalla di pecore. Nel mentre, bel MK grosso che va a stunnare tutto quanto. Potrei mettere un minatore qua in fondo che va a fermare magari la per lui mi mette qua dietro una mecciano da fitness. Quindi devo mandare sicuramente il minatore. Mettiamo, signore, un bel potenziamento qua in fondo al nostro amico. E così non va male. Potevo metterci il mago, ma lo andavo a perdere, ragazzi. E perdere di due è una gran raspa. Sapete che per un attimo l'ho beitato che mettesse il fitness là in fondo? Per un attimino ci ho quasi creduto. E andiamo a stunnare la Shield Maiden, che non sicura. E per adesso però metterà lo scudo. Adesso gravi danni, ragazzi. Però abbiamo recuperato un sacco. E questa volendo volando è vinta. Tanto Zizu non ce l'ha potenziato. Nel caso lo accoppiamo, ragazzi. GG. E andiamo, ragazzi. 1-1 pari. Ci sta. Stiamo recuperando. Va bene, ragazzi. Io sicuramente non mi lamento. Round numero 3. Lui il fitness me lo metterà assolutamente, penso, davanti qua adesso. Perché se metto Zizu qua in fondo, lui lo sa che lo voglio mettere. E sa pure che io adesso lo potenzio. Nel caso, difendo con MK per forza. Questo zio secco mi darà un sacco di fastidio. Mi darà un botto di noie. Nel caso faccio così, vediamo un attimo come ce la giriamo. Non potevo potenziare nulla perché ero ancora un pochino a Pepegas. Ma nel caso lui lo possa ammazzare di brutto. Ammazza Gargamella, magello. Ammazza Gargamella, cocco. Ammazza Gargamella che lì dietro. Vabbè, comunque non mi hitta le altre truppe a Daria. E io sinceramente questa me la vado a vincere in maniera very easy. Va bene. Round numero 2 vinto. Abbiamo recuperato. La Shield Maiden non è più quella di prima. Assolutamente. A noi sta cosa non fa assolutamente schifo. Abbasso un po' l'audio perché è essenzialmente tipo altissimo. Ok. Allora adesso peccone di quello proprio grasso grosso. Tipo che dici porco chiuda questa la mucca. Ci mettiamo MK lì sopra che mi può stunnare e ripeto, a me non fa schifo. Metto il Gargamellone qua dietro perché sicuramente mi andrà a raspare. Va bene lo stesso, va bene ugualmente. Lui sminchia le sue truppe, adesso però mi farà un sacco male al pecca con quello lì dietro, ma volendo il Minazio, se non ci mettesse 4 anni, può fare un sacco di danni, ragazzi. Zizu. Ragazzi, Zizu, pensaci tu. Zizu, pensaci tu. Stellato, col potenziamento è tipo la cosa più rotta di sto pianeta. Una cingolata, signori, una cingolata letteralmente. Facciamo la cingolata. Battiamo Aaron, 3-0, andiamo a win streak 3. E io, signori, con questo deck diciamo che potrei andare anche oltre, sinceramente. Siamo ancora molto bassi, vi ripeto, abbiamo appena cominciato, quindi siamo 145, neanche troppo. Però, signori, io questo deck lo trasterei. Se trovassi anche un potenziamento per Minazio in queste ultime 2-3 casse, ammetto che la cosa non mi farebbe schifo. Cassa numero 29, qua dentro c'è un eroe, mi deve trovare per forza un'altra contessa. Trovami una contessa, fai il bravino. Finalmente, finalmente una contessa. Finalmente possiamo farla. Lei di livello 3, ragazzi, livello 3 veramente spacca tutto quanto. Che potenziamento ha? Ok, fa più danni al... Oh, ragazzi, questa cosa è veramente golosa. Diversamente, abbiamo... Che cosa ancora? Ah, niente, perché la prossima abilità la sblocca a livello 5. Quindi tocca aspettare un pochettino. E non è finito, abbiamo ancora un'altra cassa, ovvero quella numero 30. Che dovrebbe essere tipo... No, è questa qua la 30, ok, è una cassettina piccolina. Questa qua in fondo, l'apriamo. Abbiamo dentro, dammi Minazio. Non è male, ragazzi. La seconda abilità del nostro caro MK, mega cavaliere, cavaliere tipo grasso, grosso come una mucca, è quella di prendere un'area maggiore. Quindi, nel caso, volendo volando, ragazzi, è di una golosità tipo estrema. E niente, signori, questo era tutto per quest'oggi, per questi primi game in ladder, appunto, con la contessa potenziata.
Questo mazzo lo trasto, lo porterò avanti finché posso. Se poi troviamo altri potenziamenti, magari li gioco offline, così sblocco le stelle. E poi magari ci ribecchiamo per vedere se effettivamente può essere tossico e essere buono per la scala bastarda, o nel caso c'è qualche modifica da fare. Signori belli, spero comunque il video vi sia piaciuto. Vi ricordo sempre il pollicione su, iscrizione e campanellina per essere aggiornati dei prossimi video. Noi potuto ci vediamo in un prossimo. Io nuovamente vi saluto e che dire, qui The Next è tutto. Bella raga!